9 gol al passivo in 4 partite, eppure credo che hai poco da rimproverarti a livello personale. Sì, abbiamo preso tanti gol, questo purtroppo è un aspetto negativo. Per quanto riguarda l'aspetto personale, cerco sempre di fare il meglio e di aiutare la squadra. Questo purtroppo per adesso non è servito a ottenere risultati, speriamo che già da sabato possano cambiare le cose. 6 sconfitte consecutive, 1 punto in 8 partite, perché questa squadra non riesce a reagire? Oh, non lo so, io penso che soprattutto da 4-5 partite a questa parte noi le proviamo tutte nello spogliatoio, diciamo magari cose che evitiamo certe cose, ne facciamo altre, cioè veramente le proviamo tutte. E come ho detto prima, per adesso non ha portato frutto, però io penso che già con lo spirito che abbiamo messo in campo domenica, anche se è stata una partita brutta perché comunque non era facile, poi abbiamo trovato un avversario che giocava, quindi anche in quel momento era un avversario non facile da affrontare, però penso che si è visto che dal primo all'ultimo abbiamo dato tutto quello che avevamo in quel momento. Poi c'è una settimana in più di lavoro col mister e questo penso possa aiutare per affrontare la partita di sabato. Cos'è cambiato con Di Costanzo? È pochissimo che sta qua il mister, ci sta spiegando qual è il suo modo di gioco, le sue idee, il suo modo di fare calcio. Noi abbiamo poco tempo e dobbiamo fare di tutto per apprenderlo nel minor tempo possibile e riportare le sue idee sul campo e fare punti, 3 punti sabato, 3 punti sabato prossimo e 3 punti anche giovedì. C'è poco da fare, i conti sono semplici, dobbiamo su 8 partite che mancano dobbiamo provare a vincerle tutte per vedere poi dove ci portano i risultati della classifica. Questo penso che l'impegno da qui alla fine, anche se fino adesso c'è stato, quando sono arrivato io ho visto sempre i ragazzi che si sono allenati a 2000, poi abbiamo avuto tanti infortuni, pure quello purtroppo incide nella stagione, vanno messi in conto, ma tante assenze in ruoli specifici in certe situazioni non ci hanno permesso di affrontare magari certe partite come volevamo, però adesso penso già da sabato siamo quasi tutti e niente, quindi non ci sono scuse, non c'è poco da dire se non andare in campo e fare 3 punti. L'impressione è che più che un problema tecnico-tattico sia invece una carenza caratteriale, mentale e forse anche fisica, perché nelle ultime settimane la squadra fa bene nel primo tempo e poi cala nella ripresa. Sì, purtroppo quando ti succede sempre che prendi gol appena rientri in campo non è un fatto caratteriale, è un fatto proprio mentale, magari la paura che ti risuccede quella cosa. Io penso che un risultato positivo possa far sì che ci sblocchiamo e la situazione, cioè si volta pagina, la situazione cambi completamente repentinamente. Questa è l'idea che ci facciamo noi, non è caratteriale, non è fisica, almeno quello che si vede quando scendiamo in campo. È proprio una cosa che in questo momento ci manca, un pizzico di fiducia nei nostri mezzi, in tutti i ragazzi che scendono in campo, per far sì che le cose cambiano, perché cioè, siamo tutti consapevoli della brutta posizione dove stiamo e che non meritiamo, quindi è un fatto mentale che ci serve quel pizzico di fiducia per far sì che le cose cambiano. Pensavi di dover sostituire Rino per una partita per via di quella squalifica? Adesso avete parlato, ti ha detto qualcosa? No, lui si sta curando e io ho giocato quella partita pensando, come avevo già detto, di giocare solo quella. Poi è successo l'infortunio e quindi mi sono trovato a dover giocare tutte le partite. Speravo in una situazione migliore a livello di risultati, perché è più facile giocare quando si vince e non quando si perde sempre, però continueremo a cercare la vittoria in tutti i modi già da sabato. Senti, hai ripetuto ancora una volta una posizione che non meritiamo, però è difficile crederlo dopo 6 sconfitte consecutive. È vero. E poi soprattutto a questo punto, realisticamente, la salvezza è possibile, diretta, oppure si punta soltanto al quintultimo posto? No, non si punta al quintultimo, cioè noi ce la mettiamo tutta, nel senso noi mentalmente non è che abbiamo detto non dobbiamo retrocedere direttamente o questo è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è scontato, ma da qui alla fine ci sono pochi calcoli da fare, bisogna andare in campo tutte le partite
avendo un unico obiettivo che è vincere. Cioè, chiunque capita davanti, che è sotto di noi, sopra di noi, prima, seconda, cioè non ci sono calcoli da fare in questo momento. Bisogna essere determinati, forti, sicuri, e in questo momento essere sicuri è difficile. Però è vero, le 6 sconfitte consecutive. È difficile dire non meritiamo quella posizione, però noi, ognuno di noi dentro di noi sa che non meritiamo quella posizione. Sta a noi far ricredere tutti e metterci in una posizione ben diversa da questa. Dopo la contestazione delle scorse settimane, come senti l'ambiente e i tifosi? Allora, giustamente, cioè, io ho visto anche i ragazzi che sono venuti a Foggia, ma è giusto che loro, cioè, ci contestano. E ci dicono di dare di più perché loro fanno tanto per noi, quindi questo penso che è il minimo che possano fare, che possano chiedere. Però noi, cioè, veramente non è che andiamo in campo e siamo già sconfitti o non sputiamo sangue, veramente non ce la mettiamo tutta. È una serie di episodi, no, ovviamente è un lungo momento che non riusciamo a uscirne fuori, però quello che io posso dire è che tutte le partite noi entriamo in campo cercando di onorare la maglia, il tifo, la squadra, e poi lo facciamo anche per noi stessi, perché, cioè, io penso c'è gente come Giorgio di 40 anni e c'è gente più giovane, e è brutto trovarsi in questa situazione, sentirsi dire che non abbiamo attributi, che non ci mettiamo l'anima, cioè non è quello che poi noi veramente ci diciamo nello spogliatoio e cerchiamo di fare in campo. Poi magari è quello che sembra, si vede, però non è nostra intenzione entrare in campo e perdere le partite, cioè poi le ultime 3-4 vincevamo, le siamo fatti recuperare, abbiamo avuto paura brutta, avevo paura di vincere, però in quel momento è quella, ho avuto paura di prendere gol, poi lo prendi, ne prendi un altro e poi non è facile reagire, però noi ce la mettiamo tutta e cerchiamo di dare l'anima. Avete pensato eventualmente ai play-out, cosa cambia? Per ora, insomma, è uno spettro che sperate di scacciare. No, no, adesso, cioè, non si può pensare play-out, nel senso, cioè, abbiamo 8 partite, è lunga ancora prima di pensare play-out. Dobbiamo pensare partita per partita e non fare altri calcoli. Sei diventato titolare in un momento complicato, 4 presenze, 4 linee difensive diverse, se ti ha tolto un po' di sicurezza anche nell'intesa con i compagni. No, no, l'uniche sicurezze che purtroppo vengono meno sono quelle dei risultati, perché giocare dopo una vittoria è tutta un'altra musica, è tutto un altro poter giocare, avere fiducia. Purtroppo quando perdi sempre non è facile rientrare in campo e avere fiducia nei propri mezzi. Al di là della prestazione mia, al di là della prestazione della squadra, un conto è giocare una partita quando hai vinto, un conto è giocarla quando perdi, hai riperso e riperdi ancora. Quindi questa è l'unica difficoltà che io ho, ma non è assolutamente per i compagni, perché penso siamo tutti ragazzi validi che, come ripeto, non meritiamo questa posizione. Proprio dal punto di vista dell'intesa personale nel gioco con i piedi, sulle palline attive. No, quello è, sono sia col mister Grassadonia prima e col mister Di Costanzo adesso le proviamo, quindi diciamo che sappiamo chi marca chi sta nelle varie zone dell'area di rigore a difendere, quindi quello a me cambia poco.